L'ultima lezione è stata dedicata alla estensione della nozione di limite. Abbiamo, per esempio, introdotto il concetto di funzione divergente al tendere dalla variabile a un punto d'accumulazione. Abbiamo introdotto il concetto di funzione convergente o divergente al tendere di x a più infinito o a meno infinito, sempre naturalmente che il dominio della funzione consenta di fare ciò. Abbiamo introdotto anche il concetto di limite a destra, limite a sinistra. Questi due ultimi concetti sono, come dire, legati al fatto che il dominio è contenuto in R, insieme dei numeri reali, e in questo insieme dei numeri reali è presente una relazione d'ordine. Quindi fra i miei ascoltatori che hanno osservato attentamente la precedente lezione si saranno accorti che sono caduto in un lapsus che, diciamo, voglio riprendere brevemente, non tanto per convincerli del fatto che io non sono infallibile, cose di cui credo si saranno convinti per conto loro, ma perché è un esempio che mi servirà anche in questa lezione. Dunque, stavamo studiando la funzione 1 diviso f di x uguale 1 diviso x quadro, definita naturalmente per x diverso da 0, e si diceva, è pressoché immediato riconoscere che questa funzione diverge positivamente, tende a più infinito per x che tende a 0. Cosa significa questo? Se mi viene dato un numero positivo m ad arbitrio, devo verificare che abbiamo 1 diviso x quadro maggiore di m, almeno per tutti gli x diversi da 0 e abbastanza prossimi adesso. Passando ai reciproci, devo invertire la diseguaglianza, cosa che a parole ho detto, ma ahimè non ho fatto. Quindi troviamo x quadro non maggiore, bensì minore di 1 diviso m. E finalmente, estraendo le radici quadrate, ricordando che la radice quadrata di x quadro è il valore assoluto di x, troviamo valore assoluto di x minore di 1 diviso la radice di m, così. Dunque, abbiamo verificato esempi di questo genere, abbiamo verificato la continuità delle funzioni cosiddette affini, polinomiali di grado minore o uguale a 1, abbiamo verificato la continuità della funzione radice di x, definita per tutti gli x maggiore o uguale a 0. E abbiamo riconosciuto che queste verifiche, verifiche di limite, verifiche di continuità, si riducono in buona sostanza, come dire, a risolvere, a discutere opportune disequazioni. È abbastanza facile immaginare che man mano che la struttura formale della funzione allo studio, come dire, si complica, una verifica diretta di una proprietà di continuità o una verifica diretta del sussistere, della sussistenza, per così dire, di un certo limite, diventa progressivamente più complesso fino a raggiungere dei livelli di complessità, diciamo, inaccettabili in un certo senso. E quindi sono estremamente utili dei teoremi, dei risultati, come dire, che consentono di ricondurre la verifica della continuità, ad esempio, di una funzione composta mediante altre funzioni, alla verifica di questa proprietà, ma diciamo relativa alle funzioni componenti, alle funzioni atomiche, per così dire, che compongono questa funzione. Ci soccorrono alcuni teoremi che adesso andiamo a enunciare e poi anche a dimostrare. Il primo teorema riguarda il fatto che se io ho la somma di due funzioni convergenti, ebbene la somma di due funzioni convergenti è ancora una funzione convergente. Leggo qui a monitor, in maniera così molto sintetica, abbreviata, il limite della somma è uguale alla somma dei limiti. Vediamo di dire in maniera, di dire e di scrivere in maniera più dettagliata. Dunque, supponiamo di avere due funzioni, siano S, F e G, entrambe definite su un medesimo insieme A grande a valori in R, e supponiamo, come di consueto, che x con 0 sia un punto di accumulazione del dominio comune di queste due funzioni. E supponiamo di sapere che il limite di F di x per x che tende a x con 0 sia, che so, alfa, e il limite di g di x, sempre per x che tende a x con 0, sia, diciamo, beta. Bene, voglio dimostrare che il limite della funzione somma, cioè la funzione f di x più g di x, così, f di x più g di x, è, come, diciamo così, ci si attende, alfa più beta. In particolare applicheremo questo teorema al caso in cui x con 0 è un punto, come si dice, non isolato
e FG sono entrambe continue, dunque alfa e beta altro non sono che f di x con 0 e g di x con 0. Ne dedurremo che la somma di due funzioni continue è ancora una funzione continua. Dunque, per la dimostrazione, ripercorriamo insieme ancora una volta la definizione di funzione convergente. Cosa vuol dire che f tende a alfa? Vuol dire al solito che se mi viene dato una quantità positiva epsilon, io sono capace di trovare un delta, dunque siccome qui abbiamo due funzioni, e l'epsilon è scelto una volta per tutte, avremo come dire due, almeno in prima istanza, avremo due distinti delta. Avremo, diciamo, un delta primo che, per così dire, va bene per f. Cosa vuol dire che va bene per f? Vuol dire che per tutti gli x che appartengono a quell'insieme che nella lezione precedente abbiamo convenuto di indicare a asterisco, x con 0 e delta primo, per tutti questi x abbiamo, scrivo qui a sinistra, che f di x si discosta da alfa in valore assoluto meno di epsilon. Per la medesima ragione, al medesimo epsilon resterà associato anche un delta, secondo, non c'è ragione perché almeno in prima istanza sia lo stesso delta che, tra virgolette, va bene per f e per g. Avremo un delta primo tale che per tutti gli x che appartengono all'insieme a asterisco x con 0 delta secondo, per tutti questi x avremo che f g di x si discosta da beta meno di epsilon. Dunque, chi sono gli x comuni a questi due insiemi? Saranno quelli, diciamo così, della loro intersezione. Ora, che cos'è la loro intersezione? Ma è molto semplice. Se io chiamo delta il più piccolo fra i due numeri, diciamo così, delta primo e delta secondo, ecco che l'intersezione fra questi due insiemi altro non è che l'insieme a asterisco x con 0 delta. Chiaro, no? Gli x che distano non, da x con 0 non più di delta primo e non più di delta secondo sono quelli che distano non più di delta, dove delta è il più piccolo fra i due numeri delta primo e delta secondo. Dunque, per gli x che appartengono a questo insieme con di raggio delta, queste due diseguaglianze valgono contemporaneamente. Vediamo che cosa accade se vado a valutare la differenza f di x più g di x meno, parentesi, diciamo, alfa meno beta, alfa più beta. Differenza che posso evidentemente scrivere f di x meno alfa più g di x meno beta. Il gioco è presto fatto, prendo in valore assoluto, penso questa come la somma di queste due quantità, mi ricordo che per la diseguaglianza triangolare, il valore assoluto della somma non supera la somma dei valori assoluti, dunque questo non supera f di x meno alfa in valore assoluto più g di x meno beta in valore assoluto, ma la prima quantità non supera epsilon, la seconda non supera epsilon, dunque tutto quanto non supera 2 epsilon. Qui immagino che qualcuno dei miei ascoltatori dirà, ma momento, qui non ci siamo, perché io avrei dovuto dimostrare che f di x più g di x differisce da alfa più beta a meno di epsilon, per tutti gli x abbastanza prossimi x con 0. Invece noi abbiamo trovato 2 epsilon, ma vediamo un po', è proprio così diverso? Certo, se epsilon fosse un numero piccolo, ci si potrebbe ragionevolmente chiedere se 2 epsilon è ancora piccolo, ma per nostra fortuna epsilon non è tanto un numero piccolo, quanto una quantità positiva d'arbitrio. E dunque, se epsilon è una quantità positiva d'arbitrio, 2 epsilon al pari di epsilon è una quantità positiva d'arbitrio. Dunque, la dimostrazione è, diciamo così, conseguita. Se proprio volessimo essere, come dire, pignoli o pedanti, avremmo potuto ragionare così. Bene, mi viene dato epsilon. Io scrivo, diciamo così, la definizione di limite utilizzando non l'epsilon che mi viene dato, ma epsilon mezzi. Si capisce che questi due numeri, delta primo e delta secondo, andrebbero scelti opportunamente. È chiaro allora che se qui in queste due disuguaglianze, anziché a secondo membro trovare epsilon, io trovo epsilon mezzi, quando faccio la somma alla fine mi troverei esattamente epsilon anziché 2 epsilon. Ma ripeto, non è assolutamente necessario questo livello di pedanteria. Perché, ripeto, epsilon, essendo una quantità positiva ad arbitrio, epsilon moltiplicato per una costante qualsivoglia è una quantità ancora positiva ad arbitrio. Questa osservazione mi torna, diciamo così, utile, mi torna buona, per affrontare il problema analogo a quello che ho appena risolto relativamente al prodotto di due funzioni. Sarà ancora vero che se f tende a alfa e g tende a beta, f per g tende, come tutti ci aspettiamo, alfa più beta.
Ebbene, la cosa è vera, ma è bene premettere un'osservazione. Leggiamo qui a monitor. Se una funzione, qui è chiamata f, ma potrebbe essere la g del teorema che sto per enunciare, se una funzione f è convergente, quindi tende a un limite finito, al tendere di x a un punto di accumulazione del dominio, bene, e se è limitata in un opportuno intorno dello stesso punto. Qui mi torna, diciamo, torna opportuno fare un'osservazione di tipo, direi, prevalentemente linguistico. Dunque, occorre non cadere in questo trabocchetto, per così dire, di pensare che funzione limitata significhi funzione dotata di limite. Come ho già detto, credo ripetutamente, dire che una funzione è limitata su un certo insieme vuol dire che l'immagine di questo insieme ad opera della funzione stessa è un insieme limitato, cioè dotato di maggioranti e minoranti. Quindi funzione dotata di limite finito si dice convergente, funzione dotata di limite infinito si dice divergente. Molti autori chiamano globalmente funzione regolare una funzione che sia dotata di limite, sia che essa sia convergente, sia che essa sia divergente. E irregolare, di conseguenza, una funzione che non è dotata di limite. Ripeto, quando noi diciamo che una funzione è limitata in un certo insieme, intendiamo dire che l'immagine ad opera di tale funzione, dell'insieme che sto considerando, è un'immagine limitata. In parole povere, i valori che la funzione assume su questo insieme sono valori compresi fra un minorante e un maggiorante. Questo è un problema che i nostri amici francesi o tedeschi o inglesi non hanno, perché in queste lingue l'aggettivo che corrisponde all'aggettivo italiano limitato, diciamo, si dice con termini nella cui etimologia non è contenuto il limes limitis latino, che invece per noi italiani, forse per una più diretta discendenza dal latino, è entrato sia nella parola limite che nella parola limitato. Allora, fatta questa premessa, torniamo a noi. Supponiamo di avere una funzione, mi conviene chiamarla g, dunque sappiamo che f tende ad alfa, torno a scrivere quello che avevo già scritto, scrivo così molto simbolicamente, f tende ad alfa, g tende a beta, per x che tende a x quadrato, voglio dimostrare che il prodotto f per g tende ad alfa beta. La funzione g è convergente, dunque essa è limitata, limitata da che cosa? Vediamo un po', dunque per tutti gli x abbastanza prossimi a x con 0, g si mantiene compreso, diciamo, tra g di x si mantiene compreso fra, diciamo, beta meno epsilon e beta più epsilon. Così, beta più epsilon. Ora, per esempio, se prendo il valore assoluto di g, non è mica vietato scrivere g di x meno epsilon più epsilon. Poi, al solito, pensare questo come somma di due quantità, maggiorare scrivendo, facciamo due passaggi in uno per far primo, mi chiedo scusa, meno beta più beta, mi sono sbagliato. Quindi andiamo a sottrarre e sommare da g di x la quantità beta. Non è, diciamo, illecito pensare questo come la somma di due quantità, g di x meno beta più beta, prendiamo i valori assoluti, il valore assoluto di g di x meno beta si maggiora con epsilon e questo si maggiora con il valore assoluto di beta. Abbiamo detto in una delle lezioni precedenti che questa quantità epsilon, positiva d'arbitrio, posso limitarmi a considerarla per tutti gli epsilon che non superano un certo epsilon segnato particolare, non è necessario considerare tutti i possibili epsilon positivi, che so, posso limitarmi a considerare gli epsilon che non superano 1. E allora ecco che questa quantità non supera, per esempio, il valore assoluto di beta più 1, tanto per dire, questa è una costante C, che diciamo così, dipende ovviamente da beta, ma diciamo che ho reso indipendente dalla scelta di epsilon con questo accorgimento. Quindi se una funzione, ripeto, f o g che sia, è convergente, certamente in un opportuno insieme del tipo più volte ricordato a asterisco x con 0 delta, in un opportuno insieme di questo tipo, certamente essa si mantiene limitata, il che, ripeto, significa che i valori che la g assume, l'insieme dei valori è un insieme limitato, dotato di maggioranti e minoranti. Per esempio, qui si vede che i valori che la G assume in valore assoluto non superano la quantità valore assoluto di beta più 1, che posso ribattezzare C. Armati di questa osservazione, veniamo di verificare la relazione di limite. Dunque, che cosa devo dimostrare? Beh, ormai, diciamo,
diciamo, siamo diventati bravi, devo verificare che il prodotto f di x meno g di x, prodotto f di x, g di x, chiedo scusa, differisce dal prodotto alfa beta a meno di epsilon o di epsilon per una costante positiva che non mi interessa specificare. Su che cosa io possiedo informazioni? Possiedo informazioni sulla differenza f meno alfa oppure g meno beta. Dunque, a me farebbe comodo qui poter fare un raccoglimento a fattor comune in maniera tale da far comparire f di x meno alfa. Dunque vediamo un po', mi farebbe comodo che qui ci fosse scritto un meno alfa g di x, no? Perché se così fosse potrei raccogliere a fattore un comune g fra questo termine e questo. Bene, non c'è, ce lo metto. Naturalmente se sommo, se sottraggo questa quantità, la devo anche sommare, perché altrimenti. Dunque immaginiamo di avere qui dentro, diciamo, sommato e sottratto questa medesima quantità. Poi adesso procedo rapidamente, dunque raccolgo a fattore comune g. E quindi mi ritrovo, diciamo, il valore assoluto di g di x che moltiplica f di x meno alfa. Poi fra questi due posso raccogliere alfa, posso, più o meno non ha molta importanza, posso raccogliere alfa che moltiplica g di x, vediamo se ho fatto bene, se ho raccolto alfa, meno beta. E come al solito sfrutto la diseguaglianza triangolare ricordando che il valore assoluto della somma è minore o uguale della somma dei valori assoluti, mentre il valore assoluto del prodotto è uguale al prodotto dei valori assoluti. Dunque trovo il valore assoluto di g di x, il valore assoluto di questa quantità, che per gli x abbastanza prossimi, scriviamolo pure, il valore assoluto di f di x meno alfa, più il valore assoluto di alfa, e finalmente il valore assoluto di g di x meno beta. E qui siamo giunti al termine delle nostre fatiche, perché abbiamo detto un minuto fa che per tutti gli x abbastanza prossimi x con 0, il valore assoluto di g di x lo posso maggiorare con una costante c, questo si maggiora con epsilon, questa è la costante valore assoluto di alfa e questo nuovamente con epsilon. Morale, ho c più valore assoluto di alfa che moltiplica epsilon. E questa, al solito, è una quantità positiva ad arbitrio al pari di epsilon. Dicevo all'inizio della lezione che questi due risultati, qui diciamo già sul monitor già avevo predisposto il risultato che ho peraltro ho appena finito di dimostrare, cioè il limite del prodotto uguale al prodotto dei limiti, questi due risultati nel loro complesso, per esempio, applicati al caso di funzioni continue, dunque somme e prodotti di funzioni continue sono ancora funzioni continue, mi consentono per esempio subito di affermare la continuità delle funzioni polinomiali o funzioni, come anche si dice, razionali intere. Perché questo? Ma che cos'è una funzione polinomiale o, come più brevemente si dice, polinomio? È una somma di monomi. E dunque se io faccio vedere che ogni funzione, come dire, monomiale è continua, questo sarà vero anche per le funzioni polinomiali. Ora, che cos'è mai una funzione monomiale? Dunque è una funzione che x associo il prodotto di una costante per x elevato un esponente naturale n. Dunque, una funzione monomiale a sua volta è prodotto di più funzioni, la funzione costante, e sulla continuità di questa funzione non abbiamo dubbi, e la funzione identità, quella che a x associa x stesso. E anche queste due funzioni rientrano come casi particolari delle funzioni polinomiali di grado minore o uguale a 1, la cui continuità è stata direttamente verificata. Dunque, se la funzione che x associa c è continua e la funzione che x associa se stesso è continua, e questo l'ho verificato direttamente, allora anche ciascuna funzione del tipo x freccia cx alla n è continua. Dunque ogni funzione monomiale è continua, ne segue che ogni funzione polinomiale è continua. Ma naturalmente oltre alle funzioni polinomiali o razionali intere che ci sono anche le funzioni razionali fratte, funzioni che sono, come si dice, rapporto fra polinomi. La funzione razionale fratta sarà definita in tutti i punti x che non annullano il denominatore. Ci si chiede dunque, potremmo affermare anche la continuità delle funzioni razionali fratte in tutti i punti che non annullano i denominatori? Io dico di sì, ma naturalmente questa volta dobbiamo affrontare il problema del calcolo del limite, del rapporto fra due funzioni convergenti, diciamo f di x, questa volta diviso g di x, supponendo naturalmente che, se
se indichiamo, come abbiamo fatto in precedenza con alfa e beta, i limiti rispettivamente di f e di g, questa volta devo supporre che beta, limite della g, sia diverso da 0. Io dico che in questa ipotesi è vero che il limite di f di x diviso g di x è alfa diviso beta, ma devo premettere una proprietà importante, la leggiamo qui a monitor prima, che è proprietà che possiamo chiamare proprietà di permanenza del segno. Qui è scritta per una funzione che si chiama f, mentre noi tra un momento l'applicheremo alla funzione che, diciamo, abbiamo chiamata g, ma questo non ha evidentemente alcuna importanza. Dunque, supponiamo di avere una funzione, chiamiamola pure f, convergente a un limite diverso da 0, e dunque se questo limite è diverso da 0 è positivo o è negativo. Ebbene, afferma questa proprietà. Se la funzione tende a un limite positivo, posso essere certo che anche f è positiva per gli x abbastanza prossimi a x con 0. E se la funzione tende a un limite negativo, posso essere certo che la f è negativa, sempre per gli x abbastanza prossimi a x con 0. Torniamo qui sul nostro foglietto e andiamo a dimostrare questa proprietà, chiamiamola funzione g, visto che qui sta già pronto, diciamo, il limite f diviso g. Dunque io suppongo che g tenda a beta, dove beta è diverso da 0. Beh, se beta è diverso da 0 è positivo o è negativo. Supponiamo per esempio che beta sia positivo. Dunque che cosa so io? So che la g di x si mantiene compresa fra beta meno epsilon e beta più epsilon, al solito per tutti gli x di un insieme del tipo a, asterisco, eccetera. Non sto a ripetere, ormai l'abbiamo detto molte volte. Questo epsilon lo posso prendere come pare a me. Dunque, se per esempio io mi limito a considerare gli epsilon positivi, ovviamente, ma che non superano, che so, beta mezzi. Dunque, vediamo un po' di fare una figurina che ci aiuti. Dunque, qui abbiamo 0, qui abbiamo beta. Da beta tolgo epsilon, ma con l'avvertenza di prendere un epsilon che non supera beta mezzi. Dunque, qui c'è beta mezzi. Allora, se da beta tolgo una quantità epsilon inferiore a beta mezzi, e considero poi l'intorno, uso le parentesi quadre voltate verso l'esterno, centrato in beta, di raggio epsilon minore di beta mezzi, è chiaro che epsilon, che beta meno epsilon sta per così dire alla destra di beta mezzi. Questo intorno è tutto costituito da numeri che sono maggiori o uguali di beta mezzi. Ma allora siamo a posto, perché se beta meno epsilon è maggiore o uguale di beta mezzi, che ovviamente è ancora una quantità positiva, la g di x è maggiore o uguale di beta meno epsilon, maggiore, volendo, che è maggiore o uguale di beta mezzi, dunque tutti i valori che la g assume per gli x abbastanza prossimi a x con 0 e distinti da esso, essendo contenuti in questo intervallo, a più forte ragione sono maggiori di beta mezzi, che è una quantità positiva. Ecco dunque che la proprietà di permanenza del segno è dimostrata. Armati di questa proprietà, possiamo dimostrare il teorema, che è così brevemente scritto a monitor: il limite del quoziente uguale al quoziente dei limiti a patto che la funzione denominatore tenda a un limite diverso da 0. Vediamo perché. Allora, occupiamoci innanzitutto della funzione reciproca. Attenzione, la funzione reciproca è la funzione 1 diviso g di x, la funzione reciproca della g. Abbiamo appena finito di dire che se la g tende a un limite beta diverso da 0, per esempio positivo, anche la g si mantiene positiva per tutti gli x abbastanza prossimi a x con 0 e diversi da esso. Dunque questo rapporto è ben definito. Io dico che questa funzione tende a 1 diviso beta, dopodiché, come dire, combinerò questo risultato con quello precedente relativo al prodotto e otterrò il risultato relativo al quoziente. Dunque vediamo perché questo è vero. Dunque devo valutare la differenza 1 diviso g di x meno 1 diviso beta. Riduciamo tutto al medesimo denominatore, diventa beta per g di x, qui viene beta meno g di x, poi devo prendere il tutto in valore assoluto, così. Ora, come faccio a maggiorare, cioè scrivere qualcosa di più grande di una frazione? Devo, come dire, maggiorare il numeratore e minorare il denominatore. Dunque, vediamo un po'. Il numeratore è presto fatto, perché il valore assoluto di beta meno g di x, che è la stessa cosa del valore assoluto di g di x meno beta, lo posso maggiorare con epsilon. Al denominatore, attenzione, avrei il valore assoluto di beta. Tra l'altro beta ho supposto che sia positivo, quindi posso scrivere beta, così. Come posso fare per scrivere qualcosa di più piccolo di g di x? Beh, l'ho detto un momento fa, qualcosa di più piccolo di g di x, che nell'ipotesi in cui io mi sono messo è positivo, è per esempio beta mezzi.
Dunque, se al denominatore scrivo beta mezzi, quindi scrivere beta mezzi vuol dire mettere un 2 numeratore, un beta denominatore, quindi così, beta quadro, ho maggiorato la mia frazione. E allora ecco che ho terminato le mie pene perché ho fatto vedere che la differenza fra 1 diviso g e 1 diviso beta per tutti gli x abbastanza prossimi a x con 0 si maggiora con 2 diviso beta quadro per epsilon, che al solito è una quantità, come dire, positiva ad arbitrio al pari di epsilon. Dunque il teorema è vero. Ne viene che posso concludere che f di x diviso g di x tende ad alfa diviso beta. Perché? Ma perché nessuno mi vieta di scrivere questo quoziente come il prodotto di f di x per 1 diviso g di x, ed ecco che questo tende a alfa, questo tende a 1 diviso beta, e dunque ecco che il tutto tende ad alfa che moltiplica 1 diviso beta, cioè brevemente ad alfa diviso beta. Dunque possiamo a questo punto, così, diciamo così molto tranquillamente, concludere che non solo le funzioni razionali intere, le funzioni polinomiali sono funzioni continue, ma anche tutte le funzioni razionali fratte, naturalmente in tutti i punti in cui sono definite, cioè in tutti i punti in cui il denominatore è diverso da zero. Diciamo tre teoremi, se così li vogliamo chiamare, limite della somma, limite del prodotto e limite del quoziente, naturalmente non coprono tutti i casi possibili. Chiaramente quest'ultimo teorema, quello del quoziente, o se preferite quello della funzione reciproca, come dire, non copre un caso di questo genere, che so, io voglio studiare la funzione reciproca 1 diviso f di x, e supponiamo di sapere che la funzione f di x tende a 0 quando x tende a x con 0. Cosa posso dire del limite della funzione reciproca 1 diviso f? Ma diciamo, se io ho delle informazioni sul segno della funzione f, per esempio, se posso dire che la funzione f di x si mantiene, che so, maggiore di 0 per tutti gli x di un conveniente insieme del tipo consueto a asterisco x con 0 delta, così, allora posso ragionevolmente concludere che questo limite esiste ed è più infinito. Mentre ci vuole poco a capire che se io so che la f di x è minore di 0 per tutti gli x di un insieme di questo tipo, il limite della mia funzione 1 diviso f è meno infinito. È proprio il caso dell'esempio che citavo all'inizio, no? La funzione 1 diviso x quadro. La funzione x quadro tende a 0 per x che tende a 0, ma per x diverso da 0 si mantiene maggiore di 0. Ecco dunque che il limite di 1 diviso x quadro quando x tende a 0 è più infinito. Se vogliamo, è anche il caso della funzione 1 diviso x, che pure abbiamo studiato nella precedente lezione, ma in questo caso devo distinguere il limite a destra, quindi il limite relativamente al caso in cui la x è considerata soltanto per valori positivi, e il limite a sinistra, cioè il limite per valori negativi. È chiaro che il limite a destra, se faccio il limite di x che tende a 0 per valori positivi, il denominatore tende a 0 mantenendosi positivo, e dunque 1 diviso x, come già so, tende a più infinito, il che è tanto come dire che il limite a destra di questa funzione è più infinito, naturalmente a sinistra le cose vanno all'incontrario, x tende a 0 per valori mantenendosi negativo, e dunque 1 diviso x tende a meno infinito, il che è come dire che il limite a sinistra, come già so, è meno infinito. La dimostrazione è quasi immediata, torniamo al caso generale, dunque la funzione è positiva. Voglio far vedere che 1 diviso f tende a più infinito. Cosa devo far vedere? Al solito mi viene dato un m, che posso tranquillamente supporre maggiore di 0, e devo far vedere che la disequazione 1 diviso f maggiore di m è verificata per tutti gli x abbastanza prossimi a x con 0. Passo ai reciproci, cerco di non sbagliarmi, inverto la disuguaglianza, ho f di x, che per conto suo è maggiore di 0, minore di 1 diviso m. Beh, ma è chiaro che la cosa è verificata. Se questo lo ribattezzo momentaneamente epsilon, la quantità positiva ad arbitrio, se m è una quantità positiva ad arbitrio, 1 diviso m è una quantità positiva pure ad arbitrio, quindi dire che f di x, che per ipotesi è positiva, si mantiene minore di epsilon per tutti gli x convenientemente prossimi a x con 0, è tanto come dire che f di x tende a 0. Quindi la dimostrazione, ripeto, come dire, è quasi immediata, consiste nel
rileggere, se vogliamo, la definizione di limite nullo per la funzione f, combinata però con l'informazione che la f di x ha un certo segno. Questa informazione mi è servita proprio in questo passaggio ai reciproci, non avrei potuto fare questo passaggio ai reciproci se non avessi avuto un'informazione sul segno della funzione f di x. Penso che un esempio sia più che utile. Che so, facciamo due esempi. Il primo relativo alle successioni. È chiaro che quello che qui ho formulato, che ho detto e scritto relativamente a funzioni di una variabile reale x, vale con mutamenti puramente formali, diciamo nel caso delle successioni. E anzi, forse mi conviene addirittura anticipare anche il secondo risultato e posticipare per un momento l'esempio. Diamo anche il secondo risultato che avevo in mente. Cosa dire del rapporto 1 diviso f di x se si sa che la funzione f è divergente? Beh, qui le cose sono molto semplici. Basta avere un'informazione sul valore assoluto di f. Se io so che il valore assoluto di f di x tende, e non può tendere che a più infinito, qualche autore, quando le cose vanno in questo modo, dice che f tende a infinito senza segno. Vabbè, è una questione di convenzione, ma tutto sommato preferisco scrivere così. Dicevo, se io possiedo questa informazione è facile dedurne che il limite per x che tende a x con 0 della funzione reciproca 1 diviso f di x esiste ed è 0. Anche qui la dimostrazione è pressoché immediata. Dimostrare che questo limite tende a 0 vuol dire valutare questo valore assoluto, così. E questo è come dire 1 diviso il valore assoluto di f di x, così. Far vedere che questo non supera epsilon. Come di consueto passo ai reciproci, trovo valore assoluto di f di x maggiore di 1 diviso epsilon, come sempre se questo lo ribattezzo m grande, ecco che sono ricondotto alla mia ipotesi, cioè l'ipotesi che il valore assoluto di f tende a più infinito. Bene, dicevo, visti questi due teoremi, diciamo, che si occupano del limite della funzione reciproca, nei casi, come dire, eccezionali, che sono rispettivamente il caso in cui il limite è 0 e il caso in cui il limite è infinito, nel senso che il valore assoluto tende a più infinito, dicevo, visti questi due teoremi, possiamo, anzi forse è bene dire dobbiamo, vedere alcuni esempi. Il primo esempio, dicevo, riguarda le successioni. Se i miei ascoltatori ricordano, io ho già fatto vedere che se A è una quantità maggiore di 1, il limite per m che tende all'infinito, più infinito di A elevato alla n, è più infinito. E come l'ho fatto vedere? Ricordo brevemente, ho sfruttato la diseguaglianza di Bernoulli. Se A è maggiore di 1, scrivo A nella forma 1 più D, 1 più qualche cosa, dove D è positivo. Quindi A alla n si scrive così. Bernoulli mi insegna che questo è maggiore di 1 più ND, ripeto, D è una quantità positiva. Si verifica facilmente che questa successione, che altro non è che una progressione aritmetica, diverge positivamente, tende a più infinito, e allora per confronto ne deduco che anche A alla n diverge positivamente. Che cosa dire del limite di A alla n, sempre nell'ipotesi A maggiore di 1, quando n tende a meno infinito? Cioè faccio percorrere a n l'insieme dei numeri meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, meno 5 e così via. Bene. Ora, se n è un numero negativo, quale legame intercorre fra n e il suo valore assoluto? E se n è negativo, n è l'opposto del proprio valore assoluto. Così. Dunque, A alla n si può scrivere A elevato a meno valore assoluto di n. E il valore assoluto, che per sua natura è una quantità positiva, quando n tende a meno infinito, ovviamente tende a più infinito. Dunque, è tanto come fare il limite per valore assoluto di n che tende a più infinito. Poi, se volete, se preferite, ribattezzare questo valore assoluto di n con un'altra lettera d'alfabeto, m, k, quello che volete, possiamo anche farlo. Questo è come dire il limite per k che tende a più infinito. Dovrei scrivere a elevato a meno k. Beh, questo è tanto come dire 1 diviso a alla k, così. Questa volta k tende a più infinito. Ora, a alla k non è diverso da a alla n. Il nome che diamo alla variabile indipendente non è importante. Ciò che è importante è che l'esponente tende a più infinito. Dunque, il denominatore tende a più infinito e dunque questa frazione
tende al limite 0. La successione A alla n, dunque quando a è maggiore di 1, tende a più infinito quando n tende a più infinito, tende a 0 quando n tende a meno infinito. Immagino che i miei ascoltatori conoscono le funzioni circolari, seno, coseno, e le funzioni da esse deducibili, in particolare la funzione tangente. Adesso, una volta si scriveva tgx, adesso sull'influsso dei libri anglosassoni, e anche sotto l'influsso dei linguaggi di programmazione, si preferisce scrivere tanx. Che cos'è la tangente di x? Beh, dunque, per definizione, altro non è che il rapporto seno di x diviso il coseno di x. È una funzione fratta, si va di bene, ma non razionale fratta, perché non è rapporto fra due polinomi. Dove è definita questa funzione? Naturalmente è definita laddove il coseno di x non è 0 e dov'è dunque che? Dov'è che il coseno di x si annulla? Non dimentichiamo che il grafico della funzione coseno è fatto così, diciamo, è una funzione, come si dice, pari, si annulla per x uguale a pi greco mezzi, si annulla per x uguale a meno pi greco mezzi, e si annulla in tutti i valori x che si ottengono da pi greco mezzi sommando o sottraendo un multiplo intero di pi greco, tutti i numeri che, come si dice, sono congrui a pi greco mezzi modulo pi greco, tutti i numeri così, pi greco mezzi più k pi greco, dove k è un intero qualunque. In tutti questi valori che ho scritto il coseno si annulla, dunque questi valori non appartengono al dominio della tangente. La tangente non è definita in questi punti. La tangente, limitiamoci a disegnarla per gli x compresi fra meno pi mezzi e pi mezzi, quindi nell'intervallo aperto x che va da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi. Questo è sufficiente perché? Ma perché, guardate, quando io aumento x della quantità pi greco, tanto il seno quanto il coseno cambiano di segno. E dunque, se cambia segno il numeratore, cambia segno il denominatore, la frazione non cambia, il che è tanto come dire che la funzione tangente è periodica del periodo pi greco. In altri termini, quando io ne ho tracciato il grafico, quando io l'ho studiata, nell'intervallo aperto da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, per, diciamo, vedere com'è fatta questa funzione negli altri tratti dell'asse reale, basta traslarla della quantità pi greco. In parole povere, io dico che il grafico ha un andamento qualitativo di questo genere, adesso cercheremo di, come dire, di validare questa affermazione. Ebbene, una volta tracciato il grafico in questo intervallo, in tutti gli altri tratti il grafico si ripete così con periodicità, qui a sinistra sarebbe la stessa cosa, dunque basta studiarla in questo intervallo. Guardate, questa funzione è, come si dice, dispari. Dunque, cosa vuol dire dispari? Vuol dire che se io cambio x in meno x, la tangente assume il valore opposto a quello che assumeva, per così dire, prima. Vediamo perché è vero questo. Dunque, seno è una funzione dispari, se al posto di x scrivo meno x, seno si muta nel proprio opposto. Coseno invece è una funzione pari, calcolata in x e calcolata in meno x, assume lo stesso valore. Dunque, se io muto x in meno x, ecco cosa accade. Accade che il numeratore cambia segno, il denominatore viceversa rimane inalterato. Non solo cambia segno, ma il valore del numeratore si muta nel proprio opposto. E dunque lo stesso accade per la tangente. Bene, io dico che il limite per x che tende a pi greco mezzi, per così dire, da sinistra, pi greco mezzi meno, se vogliamo scrivere così, della tangente di x, come qui in figura già in qualche modo anticipato, questo limite è più infinito. Vediamo perché. Prendiamo un altro foglio così, abbiamo un poco più di spazio. Dunque la funzione tangente la posso scrivere, se proprio voglio essere pignolo, posso scriverla dunque sen x diviso coseno di x, e volendo potrei anche scrivere 1 diviso coseno di x diviso seno di x. Abbiamo detto che facciamo tendere x a pi greco mezzi da sinistra meno, così, oppure si potrebbe scrivere così, x che tende salendo a pi greco mezzi. Dunque lavoro in un intorno, per così dire, sinistro di pi greco mezzi, tra pi greco mezzi meno delta e pi greco mezzi. Ora, la funzione seno, quando x tende a pi greco mezzi, tende a seno di pi greco mezzi, che è 1. La funzione seno è continua, non l'ho ancora dimostrato, lo dimostrerò verosimilmente nella prossima lezione, ma diciamo, chiedo ai miei ascoltatori di fare questo atto di fiducia nel fatto che la funzione seno tende a seno di pi mezzi, quindi a 1. La funzione coseno tende a 0 e
a sinistra di Pierre Comet si mantiene positiva. Dunque siamo esattamente nella situazione prevista dal teorema precedente. Qui a denominatore c'è una funzione che tende a zero, ma che in un insieme del tipo, dovrei scrivere così, a meno pi greco mezzi delta, a sinistra del punto pi greco mezzi e a distanza da esso di non più di delta, si mantiene positiva. Dunque il denominatore tende a zero per valori positivi e dunque il tutto tende a più infinito. Ci vuole poco a capire che quando x tende a meno pi greco mezzi da destra, cioè meno pi greco mezzi più, le cose vanno esattamente all'incontrario e dunque la funzione tangente tende a, questa volta, a meno infinito.